La prima tentazione sarebbe quella di definire questa chiesa istituzionale, diciamo gerarchica, strutturale, religione, come una casa, beh, diciamo altro che casa, costruita sulla sabbia, prendendo l'immagine di Gesù che si riferiva, no? Una casa solida costruita sulla roccia e una casa invece fragile, destinata anche a sfasciarsi di fronte alle intemperie, perché è fondata sulla sabbia. Beh, questa chiesa mi sembra fondata sulla sabbia, ma non tanto da intendere come struttura, perché è ancora fondata sulla roccia, una grossa struttura, usando un'espressione di Platone, no? Un grosso animale. Perché? Ho questa impressione, altro che impressione, secondo me è la realtà. Una chiesa fondata sulla sabbia, sul vuoto d'essere. Più una struttura si ingigantisce, più perde valore interiore. Sembra che si ponga fede in qualcosa di strutturale perché non si ha fede in un'altra realtà che quella interiore. Siccome c'è un vuoto interiore, allora si dà più valore, si ingrossa la struttura. E tutto è così, funziona così. È la mia rabbia, anche in questa occasione, in questa occasione. Scusate, in questa emergenza che è diventata mondiale, no? A parte la pandemia, adesso la guerra, perché questo pazzo, questo criminale, questo macellaio che si chiama Putin, Vladimir Putin, capo della Russia, capo, supremo capo, onnipotente capo della Russia, ha scatenato l'ira, no? Cercando di invadere, cercando perché non so se ci riuscirà l'Ucraina e poi chissà a che cosa pensa. Bene, pensando a questo momento così tragico, tragico per tutti, ecco, penso anche che ci dovrebbe essere, no? Un contrappeso, diciamo. Se da una parte la politica frana, fatica a opporsi a un potere, strapotere, a uno che è un dittatore, no? Un tiranno che vorrebbe conquistare tutto, fatica. E ci dovrebbe essere un qualcosa, un qualcuno che si contrappone, che impone. Non tanto una cosa a una cosa, non tanto un potere a un altro potere, ma una realtà che dobbiamo definire la realtà dell'essere. Una chiesa povera di essere, vuota di essere, non può contrapporsi a un potere che è fondato sull'avere. Quando due avere si, diciamo, no? Si scontrano, si cozzano, no? Cosa succede? Fine mondo. Ci sembra una lotta, una rivalsa, una vendetta, una ripicca, una sconfitta per poi rivalersi ancora, no? È sempre così. Ma al potere fondato sull'avere dobbiamo contrapporre. Chiamiamo pure anche potere, ma inteso in un'altra maniera, dell'essere, la realtà dell'essere, è qui che si gioca tutto l'avvenire, tutto il futuro e anche il presente, chiaro? Ed è qui che fa paura, perché
una religione, beh, io parlo di religione perché è chiaro, anche la Chiesa è diventata una religione, anche se il cristianesimo è nato sulla croce, quando Cristo muore che ci ha donato lo Spirito, è lì che è nato il cristianesimo, non è una religione. Questa Chiesa, una religione, ogni religione, e anche la Chiesa, è vuota di essere. Io lo vedo anche in questo tempo, no, questo qui, questo là, ci si aggrappa tutto, qualche cosa di esterno, quasi per farsi valere. Per far valere che cosa? Noi non potremo mai gareggiare con il potere, perché il potere è sempre una marcia in più, perché è fondato sull'avere. E invece noi dobbiamo contrapporre al potere la nostra energia interiore. Possiamo anche manifestare, come in questi giorni, no, per la pace, non pace, parola poi abusata, no, come l'amore, la bontà, la giustizia, tutte parole vuote. Anche perché sono fondate sulla esteriorità, sulla carnalità, manifestazioni che diventano politiche, no, e lì tirano fuori tutto perde, tutto perde. Anche l'esteriorità che ci vuole, siamo fatti anche di corpo, soprattutto l'esteriorità, proprio perché è esteriorità, devi attingere alla sorgente dell'essere. Se io lotto, se io dico una cosa, se io contesto, se io mi do da fare, ecco, tutto deve nascere dal mio essere interiore, lì. La convinzione proviene da lì, la mia forza proviene da lì, la mia energia proviene da lì. Da dove deve provenire? Dal fatto che magari valgo, ho un certo potere, ho un certo consenso. Tutto banalità, tutto apparenza. Vedete questi uomini politici, no? Che strumentalizzano, speculano sulle emergenze. Pensate a certe persone, personaggi politici, no? Salvini, non Salvini, tutto. Strumentalizzano per un consenso che è sempre esteriore, banale, banale, apparente, carnale. Tutto si gioca qui. Io quando dico che anche il politico deve essere spirituale, non dico una stupidaggine. Se un politico che si impegna, no, per il bene della polis, della città, del proprio paese, della propria nazione, eccetera, non trova la sua sorgente, cioè la forza del suo lottare dentro se stesso, ma che politico è? Non so se già intendo bene o intendo male la concezione, no? Degli antichi filosofi greci, Platone, Aristotele, che concezione avevano della città, del benessere, della felicità? Non fondato, no? Questa concezione sulla esteriorità, su ciò che io ho. Per il mio titolo di studio, per la mia professionalità, per il mio potere, ma dentro, deve nascere dentro l'essere, che è stata la scoperta, diciamo, no, degli antichi filosofi greci. L'interiorità, entra in te e lì troverai il segreto della tua felicità. Ecco, questa Chiesa che è fondata sul vuoto mi fa paura. Soprattutto mi fa paura la Chiesa, non quando tutto è normale, capita niente, vabbè, non ci si accorge, no, in fondo, anche se ci si accorge dopo, no? Perché certe volte è più pericoloso, no, vivere in una normalità, perché non ci si accorge di vivere male, magari, no? Però quando capita un'emergenza,
che si aggrappa tutto, no? Per poter uscire. Ed è qui che fa paura la gente, l'opinione pubblica, il mondo politico, il mondo ecclesiale, il mondo religioso. La Chiesa ha bisogno, la Chiesa, la gente ha bisogno di aggrapparsi, soprattutto in certi momenti, nell'emergenza, a qualche cosa, ma se noi non offriamo questo qualche cosa di interiore, la gente lì si aggrappa ancora a qualche cosa di esteriore e non si accorge che uscite da un'emergenza si cade in un'altra. Pensate, Covid, guerra, chissà, qualcuno dice chissà domani, dopo la guerra cosa succederà. Ormai non finisce più questo giro, no? Questo ciclo. Siamo dentro in un vortice pauroso. Perché non riusciamo a uscirne? Perché non abbiamo il coraggio di trovare la vera soluzione. E la soluzione sta nell'essere, nel rientrare in sé e dire io chi sono? Io valgo per ciò che sono, non per ciò che ho. Questo succede nel grande, no? Quando ci sono i grossi interessi e anche nel nostro piccolo. Perché io devo sempre dal piccolo che poi proviene il grande. Nel grande ci sono tanti infiniti piccoli, no? Tanti infiniti io, che poi generano l'io gigantesco, no? Che si chiama Putin, che si chiama un'altra persona. Dicevo bene, Don Mazzolari, no? Citiamolo ogni tanto. Che dentro di noi c'è sempre un piccolo erode. C'è sempre un piccolo Giuda, magari certe volte altro che piccolo, no? Perché è dentro di noi. Un piccolo Putin è dentro di noi. Piccolo in confronto, no? È questo che fa paura. Una chiesa vuota, un papa vuoto, un papa che dice niente che ha paura di andare a Kiev adesso, la vedremo. Ci stiamo pensando, le diplomazie, io voglio la garanzia, beh, voglio lui, non vuole lui, comunque sempre in mano a questa gente, no? Dei cosiddetti diplomatici. Cosa vai a fare se non vai convinto? Devi essere tu a decidere e devi portare là non tanto la tua persona così, vai là, magari in mezzo al deserto perché ormai tutto è distrutto, parli a chi? Raccoglie qualche bambino intorno a te per parlare loro, perché che cosa è rimasto lì ormai, no? Ma porta là una moltitudine. Tu devi dire, io ci vado tal giorno, talora sono là a Kiev, seguitemi. Seguitemi. Devi trascinare una folla. È un gesto profetico, non è un gesto di uno che già fa fatica, che già bisogna spingerlo, che bisogna sorreggerlo, che bisogna mettere no, in un baule, poi lì, no, al momento scoprire il baule, esce con la testa, bim, 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 poi chiuderlo ancora e portarlo a casa. Qualcuno definisce questa eventuale visita a Kiev del Papa toccata e fuga, pum pam, come un missile. Ma la parlare a chi? Di portare una moltitudine, trascinare, andiamo tutti là, fermiamo la guerra, no? È un gesto, certo, è un gesto che proviene da una convinzione interiore, chiaro, non si fa una manifestazione così, chi ha il coraggio di andare? Se non è convinto dal di dentro, no? E questo è un gesto, ma è qui manca tutto, non è tanto questo gesto che manca. Poi è chiaro, c'è il Papa Fifone, c'è il Papa coraggioso, no? C'è il Papa che affrontava, no, i Vandali davanti a Roma, lì li fermava.
E c'è il Papa che si chiudeva in casa, fifone, che lui è un uomo. Ma non è questo il problema è della Chiesa. Però quando manca un Papa, manca il vicario di Cristo in terra, pensate alla parola. No, oggi si ha paura di questa Chiesa, i vescovi non ci sono. Dove sono? Chi parla? Tutti rintanati, chiusi per paura. Non si può dire questa cosa. Aggraviamo la situazione. Un Papa che fa paura per la sua nullità, questo Papa. Una Chiesa che fa paura, vediamo le diocesi in mano da vescovi insulsi, inutili in tutti i sensi. Ma cavoli, la forza della Chiesa. Ci sono stati momenti in cui c'è stata una grande, no, rivoluzione nella Chiesa, pochi momenti, poi sempre quel riflusso, quella paura, quel rinchiudersi nella propria struttura, struttura del grosso animale si è chiusi dentro, no? Ecco lì, ci si protegge, come in un guscio. Invece che esplodere. Io sono credente, ma io sono ateo. No, tu non sei un ateo, tu sei un credente. Ciascuno crede nel proprio essere. Tu ateo, hai un essere, sei un essere. Anch'io, siamo pari. Non è questione di fede religiosa che ci distingue, che ci separa. L'essere ci unisce tutti. Perché tutti gli esseri umani, chiamiamoli esseri umani, no? Sono essere. E nell'essere c'è tutto. Non c'è distinzione. È la religione che distingue, che separa. È il partito, partito, parte, che separa, che è una parte. Nell'essere noi siamo tutti uniti perché l'essere che unisce. Che poi, chiaro, io posso dire che è l'essere divino. E un altro dice, ma l'essere chiuso. Ma scherziamo. Ma se la Chiesa non crede nell'essere, in che cosa deve credere? Nell'avere, nel potere, nel fare o non fare, nel chiudersi in una struttura che protegge. Ma quale struttura? Rientra in te stesso e scoprirai te stesso e scoprirai il divino, l'essere. È sull'essere che si gioca la vita, il futuro dell'umanità, il presente dell'umanità. Ma questi discorsi perché non si fanno? Ma perché il Papa in questi giorni non tira fuori questo problema? Siamo. Ma questi problemi che non sono filosofici così astratti. Ma come può? Non ci crede. Non ci crede. Lui crede nella diplomazia. Parlerò col Kirill, che è quel lì, è il patriarca. Parlerò qui, cercherò. Tutto franerà ancora. Perché tu ti appoggi su qualcosa di carnale. Putin va affrontato con l'essere. Ma tu sei fuori del mondo, io sono fuori del mondo, tu sei fuori del mondo. O meglio, sei in un mondo che è carnale, che è fuori dalla realtà, perché ciò che è carnale è apparenza, perché si consuma. Sei fuori dalla realtà tu, io non sono fuori dalla realtà, perché l'essere è la realtà. L'essere è eterno, è la realtà, è il corpo che si consuma, tutti muoiono come corpo, non come spirito. Ma il corpo, perché finché è in vita, perché c'è lo spirito dentro, può reprimere lo spirito, può soffocarlo, per modo di dire. Una chiesa che è carnale, che è una struttura, che è un grosso animale, reprime lo spirito.
Ed è qui il guaio. E sono qui le tragedie. Ma io potrei star qui delle ore, andare avanti a dire queste cose qua. Ma la gente non capisce. Perché? Perché nessuno ha saputo educare bene la gente a rientrare in sé. Abbiamo sempre detto questo, quello qui, curiamo le malattie e siamo molto bravi nell'assistenza, no? E ho sempre fatto questi discorsi, ma qui la Chiesa, non è qui il problema della Chiesa, assistere, curare le ferite, no? Casomai prevenire, non curare. Tutto sull'esteriorità, l'assistenza è qualcosa di esteriorità. Tutto lì, sempre lì, e nel campo dell'assistenza la Chiesa fa una bella figura, no? Ed è qui la tragedia, non capisce che non è questo il problema della Chiesa. E offrire un'altra cosa è l'essere. Una Chiesa povera di essere, vuota. Oggi è una mia sensazione. L'ho già detto all'inizio, è più che una sensazione, una realtà. La Chiesa è fondata sulla sabbia. Crollerà, come struttura, crollerà. Crollerà. Il problema è questo, che crolla la Chiesa, crolla un punto di riferimento. Perché in fondo la Chiesa deve essere un punto di riferimento, un confronto. Deve essere un contrasto, contrapporsi. Da questa società così carnale, ma se la Chiesa è carnale, come può risolvere il problema? Non lo potrà mai. Tutti e due si mangeranno, perché sono carne che si consuma, e lottano come carne, no? Potere, potere umano, potere terreno, i beni, i materiali, tutte queste cose. La Chiesa no, sta sbagliando. Fa bella figura, perché è bravo in certi campi, no? La capisce che è fuori di sé, è fuori di testa, è pazza la Chiesa, è follia. È follia. San Paolo parlava della croce, che è follia, no? Ma la croce intesa non come intendeva forse anche lui, la croce come salvezza, perché è sulla croce che Cristo, mentre muore, dona lo Spirito. È sulla croce che c'è già la risurrezione, c'è già la Pentecoste, dona lo Spirito mentre muore, perché lui ha lasciato il corpo di Cristo non c'è più, non è risorto come corpo, è lo Spirito, ecco la risurrezione, la vita, io sono la risurrezione, la vita, io sono, non ha detto io ho la vita e ve la offro, io sono, e la definizione possiamo dire migliore di Dio, se possiamo dare una definizione di Dio. Io sono. Anche noi dobbiamo dire io sono, non in senso no, orgoglioso, no, come certe volte io su me, no, no, non in quel senso. Io sono, perché è dentro di me, io sono. Quando Cristo diceva io sono, stramazzavano la terra, come nell'orto degli ulivi. Io sono.